Eccoci, buonasera a tutti e a tutte, cari amici e care amiche. Siamo virtualmente in diretta dalla biblioteca Arduino di Moncalieri. Ci stiamo avvicinando al Natale, siamo all'inizio di dicembre e prosegue questa rubrica che abbiamo avviato in anteprima luglio e poi in maniera continuativa e così fitta da ottobre, con le voci e le opinioni del territorio. Questo è proprio il titolo, le opinioni dintorni, voci del territorio. Abbiamo voluto con questa rubrica di cui si sentiva l'esigenza, che è emersa in particolare durante quest'anno e mezzo, che speriamo di poterci finalmente lasciare alle spalle, di raccontare esperienze, di raccontare eccellenze del nostro territorio. Per territorio non intendo Moncalieri, ma intendo l'area di Torino e provincia, quantomeno, se non in realtà sempre molto di più. Le esperienze che sono significative, che sono dei modelli, che sono esemplari, che sono fonte di ispirazione per tutti noi e che ci consentono anche di conoscere realtà importanti che non tutti conosciamo. E non per caso questa sera è insieme a me e insieme alla conduttrice, moderatrice Miresi Fissore, la dottoressa Luisella Filiberti. Buonasera, dottoressa Filiberti, ciao Luisella, benvenuta. Buonasera Laura, buonasera Miresi e grazie per questo invito, per questa possibilità che mi date. Grazie a te per essere qui, grazie a te e all'istituzione, all'importante istituzione che rappresenti, ma a te in particolare, naturalmente in quanto hai l'onere e l'onore, naturalmente, ma un onore insomma dovuto ai meriti, certamente, di dirigerla. Cioè un importante riferimento del territorio, non solo moncalierese naturalmente, che è la scuola, la scuola, io semplifico, poi dopo tu ci spieghi Sì. meglio naturalmente, immaginazione e lavoro. Immaginazione e lavoro è una realtà importantissima, non solo appunto sul nostro territorio stretto, ma intanto ci illumina su quelle che sono le realtà che si occupano di istruzione e formazione professionale, tutte quelle realtà che si riferiscono ai corsi per ragazzi e per ragazze in obbligo di istruzione. E ci parlerà anche Luisella Filiberti sicuramente anche della nuova direttiva della formazione per il lavoro per quanto riguarda giovani e adulti occupati, disoccupati, ma vediamo meglio perché è un argomento molto specifico, ma soprattutto più che specifico ci riguarda tutti perché figli, nipoti, parenti, fratelli, sorelle, insomma, e poi il lavoro è il tema. In questo momento lo è sempre, ce lo racconta, ce lo dice naturalmente la nostra Costituzione, ma ce lo dice anche purtroppo questo momento, sicuramente in epoca post-Covid. E speriamo di poter dire veramente post-Covid, il tema del lavoro è un tema che è un'emergenza fortissima, un'emergenza non solo per i ragazzi e le ragazze, ma anche purtroppo per gli adulti. E quindi una realtà importante come quella che dirige la dottoressa Filiberti consente proprio un dialogo e un passaggio da una formazione, che è una formazione specifica, una formazione molto rivolta al contatto e al passaggio rispetto al mondo, al passo successivo naturalmente, che è quello dell'ingresso nel mondo del lavoro oppure del rientro nel mondo del lavoro. E qui viene a tutti da pensare a quello che dice Draghi, cioè proprio il fatto che in Italia manca o non è così ancora sufficiente proprio questo rapporto
tra la formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro. E allora è assolutamente una realtà importante quella come immaginazione lavoro, che invece su questo lavora da sempre. Ecco, questo è vero, l'abbiamo perso, no, Luisella, forse negli anni, proprio il fatto di avere una formazione che consenta di entrare nel mondo del lavoro, ed è quello di cui un'alta formazione, che è quella di cui ci parla Mario Draghi. Ma ti lascio la parola, e lascio la parola naturalmente a Miresi Fissori, che condurrà questa mezz'ora con Luisella Filiberti, con la preghiera naturalmente sempre agli amici e amiche che ci seguono da casa di condividere questa conversazione, questa intervista, che sarà di grande interesse davvero per tutti noi. Il lavoro e la formazione sono i temi di sempre e di questo momento storico in particolare. Grazie. Grazie a te, Laura. Grazie Laura, ciao Va Luisella, bene. grazie perché tu Ciao, sei qui Miresi. con noi. E io partirei subito dalle due parole così importanti, immaginazione e lavoro. Due parole importanti, due parole piene di contenuto, che hanno dato il titolo, il nome alla vostra cooperativa e che vengono applicate come fonte di ispirazione ai corsi di formazione professionale che voi organizzate, ma non solo, voi non organizzate solo quello. Io che sono profana, amerei molto sentire da te una spiegazione di quello chi siete e che cosa fate. Lasciate la parola finché ci illumini. Prego. Grazie. Allora, Immaginazione Lavoro intanto è un ente di formazione accreditato presso la Regione Piemonte. Siamo attivi in Regione dagli anni Ottanta, successivamente abbiamo aperto una sede anche a Milano, abbiamo ad oggi quattro sedi nella città di Torino e la nostra più piccola nella città di Moncaglieri. Eroghiamo corsi di formazione, quindi finanziati da Regione Piemonte e dal Fondo Sociale Europeo. Noi abbiamo la forma di una società cooperativa, che una sede sia accreditata vuol dire che rispondiamo a dei criteri definiti giustamente, da Regione Piemonte in termini di qualità, insomma, del servizio offerto. La sede deve rispondere a certe caratteristiche. L'offerta formativa di formazione da parte di Regione Piemonte è veramente molto ricca e va a coprire tutto l'ambito dei percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, va a coprire degli aggiornamenti per le aziende, una formazione continua per occupati e disoccupati. Tutta l'area dell'apprendistato. Nella nostra sede abbiamo anche uno sportello di servizi al lavoro, sempre accreditato con Regione Piemonte, dove qualunque cittadino può rivolgersi in modo gratuito per ricevere informazioni, per rivedere la propria storia anche professionale. Diamo un supporto, per esempio, alla revisione, alla redazione del curriculum vitae. Si fanno dei gruppi di lavoro, insomma, si aiuta il cittadino a cercare lavoro, appunto, la premessa che faceva Laura così importante in un momento, insomma, di una crisi importante, no, che abbiamo vissuto in questi anni. Quindi si orienta, si accompagna, questo vale anche per le aziende, nel senso che a noi interessa avere la possibilità di fare un match e mettere insieme domanda ed offerta. A me Quindi piace raccontare, quindi spostarmi, ma perché lo sento più come mio lavoro, i percorsi triennali per l'assolvimento dell'obbligo che eroghiamo a Moncaglieri. Abbiamo un percorso triennale in ambito grafico ipermediale, quindi tutto l'ambito, dei software, insomma, un utilizzo chiaramente informatico. E da 2 anni abbiamo un operatore informatico.
Dico da 2 anni perché abbiamo colto questa accelerazione data in questi 2 anni rispetto al digitale e alle nuove tecnologie. Abbiamo ancora un terzo anno di un operatore elettronico che è una coda. Erano corsi che avevamo iniziato all'interno dell'Istituto Peninfarina perché noi abbiamo vissuto là con loro per 10 anni. Allora avevamo dei corsi come aiuto proprio a favorire un rientro degli allievi che avevano abbandonato la scuola. Chi si rivolge alla formazione professionale? Sono prevalentemente ragazzi in uscita dalla terza media, quindi dalla scuola superiore di primo grado, che o intuiscono di avere già un'idea lavorativa per cui voglio fare il grafico, ho una passione per l'informatica. Voglio fare il cuoco, l'acconciatore, voglio fare l'estetista. Questi sono corsi erogati sulle sedi di Torino. Noi siamo su quest'ambito più dell'industria. Oppure di ritorno dalla scuola superiore, perché anche lì ho scelto un percorso che non è più adeguato, pensavo che invece. Quindi questo rientro anche di ragazzi, magari 15-16 anni, che capiscono che quella intrapresa non è stata la strada, è un altro aspetto importantissimo, perché vuol dire ho abbandonato un percorso, ma ho dei crediti spendibili e quindi insieme si fa tutta una valutazione orientativa e si pensa, appoggiati anche da percorsi di accompagnamento, sempre finanziati da Regione Piemonte, ad un inserimento, ad un secondo, un terzo anno, a seconda dell'indirizzo. Quindi anche questo aspetto è fondamentale, perché vuol dire riaprire una possibilità, arrivare almeno ad una qualifica professionale e assolvere l'obbligo scolastico. Dico ancora questa cosa che a volte per le famiglie non è così chiara, che in Italia appunto il sistema di istruzione scolastico ha il sistema dei licei, degli istituti tecnici, dei professionali e accanto c'è il sistema dell'istruzione e formazione professionale. Siamo dentro questo binario. Quindi questo è tutto Forse era questo. più chiaro fino a qua, scusate l'interruzione, questo che dici, per esempio, gente della nostra generazione è chiarissimo, forse si è perso proprio un po' negli anni questa, probabilmente, no? Questa definizione, perché era molto chiaro in passato. Sì, diciamo che a volte mi rendo conto che l'orientamento fatto all'interno delle scuole medie fatica a raggiungere proprio con un livello informativo le famiglie. E, nonostante tutta un'attività, c'è cioè un bando della Regione Piemonte sull'orientamento, c'è cioè un'attività che intensa nelle scuole. Le famiglie a volte faticano anche ad accogliere dei consigli orientativi e si fatica anche magari a stare di fronte alle esigenze di un figlio e anche a una realtà, perché poi ognuno, come sappiamo bene, è la sua storia, una storia. Quindi c'è magari il ragazzo che preferisce, predilige un apprendimento pratico, e questo è il punto, e quindi impara con una modalità più pratica, laboratoriale. Questa cosa si porta dietro poi tutti anche degli aspetti teorici, ma sappiamo oramai da tempo che le intelligenze sono multiple. E quindi capire anche che cosa è più adeguato a te in quel momento è un lavoro importante da fare con i figli. E non sempre così semplice. Io capisco che a 13-14 anni questo aspetto non è così sì, semplice da comprendere, da accompagnare. Poi penso anche un'altra cosa, che il rapporto familiare sia più difficile avere uno sguardo più obiettivo
verso il figlio, perché ci sono tutto un gioco di sentimenti, di responsabilità che navigano sott'acqua in sostanza. Mentre per un'istituzione come la vostra, una scuola che ha uno sguardo più obiettivo, più distaccato sentimentalmente, forse è più facile individuare quali sono le peculiarità del ragazzo e aiutare a svilupparle. Quindi questo tocca un vostro compito molto importante che è quello dell'educazione, educazione in senso generale, che non riguarda soltanto l'aspetto scolastico, ma anche l'aspetto umano del ragazzo, cioè riuscire Certo. ad avvicinarsi a lui comprendendolo e cercando di tirare, come ho detto prima, e come tu mi hai detto con la chiacchierata che ci siamo fatti prima di questa intervista, che siete voi che dovete capire quali sono le ricchezze del ragazzo, è un vostro compito, dati. Una vostra. Certo. Allora, la prima cosa, che dico che abbiamo anche uno sportello di orientamento, quindi le famiglie anche in questa fase di scelta, perché entro, l'anno scorso era la fine di gennaio, quest'anno non abbiamo ancora indicazioni in merito alla scadenza per l'iscrizione appunto delle famiglie, dei ragazzi di terza media. Noi abbiamo uno sportello dell'orientamento, abbiamo una collega Daniela che fa quello di lavoro, per cui al di là noi abbiamo fissato degli open day in presenza, dei momenti in remoto per dare appunto questa possibilità alle famiglie. In un'incertezza io invito a veramente a venire, a fare un momento di confronto, cercare di capire attitudini, desideri dei ragazzi. Perché, ripeto, un percorso poi sbagliato implica delle fatiche aggiuntive nel tempo. Allora, sì, Miresi, noi siamo volti ad un successo formativo e lì ci leghiamo all'aspetto del lavoro perché quella rimane la priorità. Aspetto formativo vuol dire un'attenzione enorme proprio alla didattica, cioè dopo 3 anni, io fin da subito devo avere l'idea, quel percorso, dove vuole arrivare, quali competenze desidero che apprendano i ragazzi, che tipo di scelta faccio sui docenti, perché per noi lavorare con dei professionisti è fondamentale, perché capite che un professionista è dentro il mondo, è dentro un cambiamento e che questa possibilità possa essere portata immediatamente dentro un laboratorio. Direi che questo è l'aspetto che ci, come dire, di un valore aggiunto probabilmente rispetto a un percorso scolastico che magari è un po' più ingessato nel tempo. Quindi da una parte sicuramente questa attenzione formativa, guai se fosse solo un'attenzione educativa. Noi siamo lì, ripeto, per arrivare ad una qualifica e dare delle competenze. Su questo abbiamo delle grandi flessibilità che ci permettono, come dicevo, di dare probabilmente un valore aggiunto. Faccio un esempio: noi abbiamo classi massimo di 20 persone. Questi 2 anni siamo scesi a 18 per una questione di distanziamento, eccetera. Con un responsabile di corso, cioè ogni corso ha una responsabile. Quindi immaginate questo riferimento. Per le famiglie, per i ragazzi, i docenti, siamo in un dialogo continuo tutti i giorni. Ti dà la possibilità di vedere, di osservare, di intuire un disagio, una fatica, una criticità, un problema, dove possiamo noi dialogare, aiutare. Diversamente, uno intuisce anche che magari ci sono, cioè c'è la necessità invece di un appoggio, di un approccio, magari di un professionista. Moncalieri c'è anche con le ASE, eccetera, un lavoro insomma di rete importante. Però lo dico perché siamo anche una realtà, io dico piccola, 150 allievi
quando siamo insomma a regime, su queste 6 corse, poi abbiamo dei progetti speciali anche con le scuole medie, per esempio con alcuni allievi adesso abbiamo un progetto Lapis, sono 12 ragazzini che arrivano da una scuola media, stanno facendo una terza l'ultimo anno e si fanno un percorso appunto laboratoriale una mattina alla settimana e li vedo già un po' più motivati, quindi abbiamo circa 150 studenti. L'aspetto educativo va di pari passo. Pensiamo, io dei figli non ho mai separato nulla. In un rapporto con degli adolescenti, questa cosa qua è fondamentale. Volevo leggervi 2 righe di Daniel Pennacchia da Diario di Scuola, per darvi l'idea di che cosa ci sta a cuore. È un approccio che io all'inizio dell'anno con le famiglie. Perché mi ha sempre veramente tirata fuori me e i nostri adulti che lavorano con i ragazzi, perché credo che lo sguardo sia questo. Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino soltanto i primi violini. Allora, a me questa cosa di Bellissima, bellissima, Rosella, grazie. una potenza, la cosa che dicevamo prima rispetto a un genitore. Bisogna guardare questa cosa. Il mio lavoro, il nostro lavoro è quello di tirare fuori, ecco, educare, exducere, vuol dire questa roba qua, tiriamo fuori. E l'idea, no, che dicevo Miresi, questa immagine di un blocco di marmo, ma uno scultore lì dentro vede già tutto, lì dentro c'è tutto, bisogna solo tirare fuori, è vero, a volte i ragazzi sono sotto una cenere, riconosciamo delle fragilità, riconosciamo delle difficoltà. Io però mi rifiuto di avere quello sguardo lì. Non possiamo guardarli così. No, spesso senti giudizi, senti. È questa cosa, sono dentro un blocco di marmo, tiriamo fuori. Tiriamo fuori per quello che ognuno è. È questa cosa. Un triangolo, un primo violino, volete farci credere che tutti siano primi violini? Volete farci credere che la bellezza sia solo? Non è così. Cioè, in una classe la proposta è per tutti e questo tentativo continuamente di stimolare non è facile. È il nostro lavoro, a volte l'esperienza di un'impotenza, di un'incapacità è all'ordine del giorno. Quante fatiche, però guai tirarci fuori da una proposta continua, che sia nella didattica, che sia su di loro, che sia in un rapporto con le famiglie. Vi racconto solo questa cosa. All'inizio dell'anno, laboratorio di elettrotecnica, mi sono accorta che tutti i banchi elettrificati che poggiavano sulla parete in fondo, insomma, questa parete era tutta rovinata. Una scuola, siamo lì da 2 anni, per cui righe, buchi. Quindi chiamo i ragazzi e dico: ma questa è la vostra aula, vivete qua 6 ore al giorno. Dico sempre a loro: è una casa, vi consegniamo una casa, abbiatene cura. Tra l'altro, appunto, Laura è venuta, quindi siamo ancora riusciti a mantenere questo livello Tra l'altro uno spazio bellissimo. no, dei laboratori, eccetera. Per cui non ho puntato il dito contro nessuno, però era evidente che qualcuno, insomma, questa parete l'avesse rovinata. Per cui con Simone, che è il responsabile del loro corso,
abbiamo fatto la proposta dicendo: qua si vernicia, chi ha il desiderio di darci una mano? Ho alzato la mano in sette, è stata, credetemi, un'esperienza bellissima. Abbiamo condiviso con le loro famiglie, noi abbiamo dedicato 2 pomeriggi dopo la scuola, abbiamo pranzato insieme, io ho comprato tutto perché ho avuto un papà che con 3 figlie ci ha insegnato veramente, come dicono adesso i giovani, la qualunque, per cui abbiamo comprato i tegli, abbiamo rasato, abbiamo stuccato, abbiamo verniciato, fierissimi di questo lavoro. Io credo che nella loro classe più nessuno si permetta di toccare questo pavimento. Uno dice: l'ho verniciata io, e ci sono delle cose che fatte con loro valgono più di 1.000 prediche, 1.000 riprese. Un Una domanda. esempio. Voi siete un team di professori che insegna, ma non solo, tu sei la dirigente. Io Ecco, amo come proprio si... definirci Cioè, come una comunità educante, quindi sì. abbiamo appunto una Però questo direzione. sì, è un grande vantaggio per voi, perché voi Sì. potete assumere persone tra virgolette, motivate a questo tipo di discorso. Non vi arrivano insegnanti, cioè perché No. sono in graduatoria, adesso non è che No. voglio. Infatti abbiamo un sistema che è nostro, dicevo prima, che rispondiamo a dei criteri chiaramente di qualità dettati da un manuale, insomma, dell'accreditamento di Regione Piemonte, quindi chiaramente la laurea, insomma, ci sono tutti dei criteri di laurea per chi viene a insegnare delle competenze di base, italiano, inglese, matematica. L'abilitazione, la libertà, invece, dicevo già prima, rispetto alle invece competenze professionalizzanti, di appoggiarci invece al professionista del settore con la partita IVA, tendenzialmente, sì, abbiamo questa libertà che ha un grosso significato, ecco. Ha un significato qualitativo in questo caso, perché costituite un team che è un insieme di persone con un obiettivo comune, con una metodologia, tra virgolette, comune, e questo può fare una grande differenza se guardiamo il ragazzo non soltanto da un punto di vista scolastico, ma educativo in senso lato del termine. Sì, Questo è perché importante. il docente di laboratorio, considerate che sono a trentina di ore nella settimana, metà sono svolte in laboratorio, quindi laboratorio per i grafici, hanno la loro LIM stampante, tutti i loro software. Tra l'altro l'anno scorso, già 2 anni fa, siamo riusciti a virtualizzare l'aula, quindi i ragazzi anche da casa hanno accesso alle licenze della scuola. Il lavoro per noi è veramente un fattore amico, perché nel Ecco, allora lavoro. parliamo un attimo del lavoro, Gisella. Cioè la vostra connessione col territorio, le aziende, che significato hanno per voi le aziende? Aspetti positivi, negativi, come maneggiate questa cosa? Certo. Il lavoro, appunto, riprendo la cosa che stavo dicendo prima. È questo fattore di amicizia straordinario, perché nel lavoro i ragazzi sperimentano sé e sperimentano tutti degli aspetti, dalla responsabilità al mettersi in gioco, al giudizio anche di un esito finale. Quindi in questo percorso, questo aspetto del lavoro è già un aspetto fondamentale. In un percorso ordinario triennale, terzo anno attività di stage, quindi il ragazzo per circa 2 mesi, parliamo di 320 ore, lo accompagniamo in un'azienda del settore, va a svolgere un colloquio conoscitivo, ovviamente il ragazzo di grafica arriva col suo portfolio di competenze, dei lavori fatti nei 3 anni, perché anche qui la professione ha tante sfaccettature. Quindi per noi è fondamentale il rapporto con le aziende, tanto più del territorio, perché inizialmente
Noi avevamo un'utenza residente a Torino. Sempre più, ma è questo il mio desiderio, ci siamo rivolti e arrivano allievi chiaramente delle Moncalieri e dintorni. Quindi l'aspetto dello stage fondamentale, l'aspetto di testimonianze all'interno del nostro ente da parte di imprenditori, di fondamentale importanza anche questo, perché un adulto, un imprenditore che venga dai ragazzi a raccontare la propria storia lavorativa, che cosa è importante oggi, si parla tanto di soft skills, cioè quindi queste competenze trasversali che riguardano la tua persona, è altro aspetto veramente decisivo. Penso alla formazione per il lavoro, facevo un accenno, Laura, nuova direttiva. Partiremo a dicembre con un corso di 500 ore addetto elettrico sugli impianti elettrici e un operatore informatico. Per me è fondamentale incontrare delle aziende che mi dicano: Luisella, inserire per noi vuol dire inserire delle persone al lavoro, vuol dire che abbiano, che sappiano fare queste cose, abbiano queste competenze. Quindi per me è la possibilità di proprio modellare, formare quel percorso, quelle ore fatte di formazione e poi in stage, anche per gli adulti, su un'esigenza reale. Capite che stravolge l'idea di formazione che forse per anni no, avevamo in mente, anche come aggiornamento degli adulti. Quindi in questi 2 anni dove siamo stati tutti un po' bloccati, noi su questo aspetto stiamo proprio ripartendo perché abbiamo sete, è un'esigenza grandissima di avere un confronto con le realtà, ma io dico proprio di Moncalieri e dintorni. Va bene Torino, abbiamo ancora lì dei rapporti significativi, però io dico siamo lì, viviamo lì, non che con i ragazzi, l'uscita al castello. Usciamo, andiamo a vedere, la ginnastica la faremo al palazzetto Einaudi, viviamo lì, quindi giustamente la nostra casa è Tra lì. l'altro, scusa se ti interrompo, avete fatto, i ragazzi hanno fatto anche delle bellissime proposte proprio per la comunicazione, la grafica di Moncalieri dal punto di vista turistico. Quindi è stata interessantissima Stiamo terminando. questa esperienza. Grazie. Molto bella. Perché per i ragazzi avere un committente esterno e Certo. questa idea del lavoro che dicevo è fondamentale, mettersi in gioco. Avete difficoltà a trovare delle aziende disponibili per questo tipo di discorso? Ma no, in questi anni abbiamo erogato, ci abbiamo svolto tutta l'attività di stage. E, per esempio, quest'anno mi diceva la collega Fanny che segue la grafica, che con suo grande stupore alcune aziende hanno chiuso. Quindi alcune aziende che avevano più un'impronta così familiare, artigianale, e quindi in questa fase stiamo riaprendo e bisogna capire un attimino che cosa troviamo. Anche rispetto già a rapporti precedenti, rispetto agli altri anni. Quindi riapriamo proprio in questo momento questo discorso degli stage e questo discorso, vi dicevo prima, di una strutturazione dei corsi per gli adulti. Chiaro, abbiamo delle linee guida, ci sono degli standard formativi che Regione Piemonte fornisce. All'interno però ogni ente di formazione ha questa possibilità, insomma, di strutturare una didattica, per cui questa esigenza direi in questo momento è veramente prioritaria rispetto a tutto il resto. Sì. Grazie Luisella. Miresi, non so se c'è ancora qualcosa che tu volevi chiedere a Luisella Filiberti. No, direi che mi ha esaudito in ogni mio dubbio, ha esaudito ogni mio
Bene, Luisella, non so se c'è qualcosa ancora che vuoi aggiungere, che ti fa piacere dire Allora, su io questa no, volevo solo realtà dire che per noi è che veramente un fiore dove all'occhiello. ci troviamo, perché abbiamo ristrutturato un'ala di proprietà di Opera Barolo, siamo all'interno del complesso scolastico Sant'Anna, quindi facilmente raggiungibile, perché siamo proprio Sì, nel cuore, centro direi, storico, di Moncalieri. sì. Abbiamo una disponibilità, insomma, come dicevo prima, ad accogliere, insomma, le famiglie, fare questa attività anche di orientamento. Io direi che sono sempre lì. Quindi, Grazie. ecco, no, abbiamo un Sì. sito di immaginazione lavoro molto ricco, si possono già trovare, insomma, tutte le informazioni possibili e immaginabili. Volevo chiudere leggendovi questa cosa mia personale, che i miei ragazzi mi costringono a tenere aperte delle domande, mi costringono tutti i giorni a chiedermi che cosa sia essenziale per me. Lo dico perché la ricchezza è veramente reciproca. È proprio un'esperienza bella lavorare con dei giovani. Non è solo un do, tiro fuori, eccetera, è proprio dentro una reciprocità. Grazie. Beh, comunque devo dire che immaginazione e lavoro rispecchia molto bene l'elemento passionale e di interesse veramente incredibile che voi avete nei confronti di questi, della realtà che vi circonda, di là ragazzi, adulti, Sì. quelli che vengono da voi e che voi andate da loro. Ecco, c'è questo scambio noto. No, no, ma infatti conoscendo la realtà e conoscendo te, Luisella, veramente quello che ci hai raccontato, oltre le competenze, oltre le capacità, questa passione, questo entusiasmo fanno la differenza. E poi lo dico anche come madre di un figlio che sta completando la terza media. Purtroppo questa necessità per l'orientamento non è sempre così soddisfatta e diventa un problema. Quindi concordo da esterna naturalmente rispetto a tutte le cose che stai dicendo. Grazie anche per questo messaggio. E davvero io penso che il benessere di un paese, cioè io penso è così, il benessere di un paese sono le persone, cioè quello che Certo. fa il benessere delle persone. Quindi alla fine, e poi non per la spesa, non è quello che conta, non è quanti soldi riusciamo a spendere per tenere questa macchina sempre in movimento, ma ecco, credo che sia fondamentale proprio, e voi lo fate con grande lungimiranza e grande capacità, ma proprio quanto possiamo migliorare la condizione delle persone legando, come tu ci hai spiegato benissimo, degli elementi cruciali, due in particolare, cioè la capacità di essere progettuali e operare delle scelte con la capacità di essere attivi e produttivi nel mondo del lavoro, che poi vuol dire essere, cioè, raggiungere l'obiettivo più importante per una persona, cioè la Certo, realizzazione di se di sé. stesso. Certo. Quindi, grazie davvero. Io ringrazio voi di questa opportunità che mi avete dato di raccontarci. Grazie a Buona te, serata. grazie a me. Buona serata e un saluto a tutti gli amici e le amiche che ci seguono. Grazie a Miresi Fissore, la preghiera sempre di condividere dalla pagina della Biblioteca Arduino a tutti i vostri contatti, anche mandandolo se vi può far piacere su WhatsApp agli amici e le amiche che sapete hanno figli o cercano loro stessi una nuova collocazione nel mondo del lavoro. Grazie a tutti, buona serata, grazie ancora a Miresi Fissore e alla grande ospite Luisella Grazie Filiberti per la a voi. Arrivederci. condizione del lavoro. Grazie, buona serata, ciao, 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 ciao. Grazie. Grazie, ciao.